De cognome della pompina su caminchia. Pietro, fuori! Dai, fuori, vattene subito, via! Superiore, apri, che ho premura! Che l'hai fatto allora, Gianco? Le due picche, tanto tra due giorni sono guardaroba nuova. Allora te l'hai messo la parte per quando torni. Ecca! Quello glielo porto a tua sorella con i miei omaggi! Chi fa tutto il rassegno a uno a uno? Te come ti piace, me? Tutto il rassegno, ma così mi spingiamo prima. Che fa la samavetta, questa? Aspetta. E quando fu te? State calmo, che tanto c'è tempo per te. Sucalo. Sì, da oggi pomeriggio incomincio a lavorare facendo contabilità. E vieni di là. Interessante ai suoi occhi. E a te chi ti ha invitato? Apri le mani. Amore! Non ti preoccupare a modo. Nessuno si accorgerà di me. E adesso? Ho pensato tanto. E tu? Ti facesti più bella che da tanto. Ma ti ricordi? Ma di che? E che da vuota, ma no. Tuo frate Roscetta, siamo rimasti da soli a casa tua. Monica. Lia! Senti, ho da vuota tratti solo un bacio. E poi era tranne. Io voglio solo sapere se mi vuoi ancora bene o no. Io non lo saccio. E allora perché mi passaste? Io passavo a tia, però pensavo a Napoli. E co cazzo è che stai? Lassalo, mi fai male. E adesso? Adesso a cominciare, eh? È vero che fai il ladro? No. Che stavi in carcere. Ma cutare che stai minchiata? Dimmi il nome. Vero è? No, non è vero. Ma allora tutto questo tempo dove sei stato? Fuori, all'estero. Ho lavorato in Africa. E che facevi? Il gruista. Il gruista? E che mestiere è? Il mestiere è che stanno sopra le gru, stavo a 300 metri d'altezza e ci potevo sputare in testa come mi pareva. E davvero guadagnavo un sacco di picci? Minchia, se restavo mi facevo tutto d'oro. Perché sei tornato? Per te. Quanto sei a copicchi in giro. Veramente, ho fatto anche un regalo. Che regalo? Uno stereo. Se mi vuoi bene, domani te lo porto. Qui. Come mai? C'avevo nostalgia. Tu che sei un professore nuovo, mi hanno detto di venire nella tua classe. Mi chiamo Marco Terzi. Io non c'ho la rugna, mano e sbirro. Io sono il tuo professore, non sono... Non do a mano e sbirro, capisci? No. A che cosa stai pensando, Pietro? Cazzi miei. Stai pensando alla tua ragazza? Mia, sì. Perché che è vietato? No, per carità. Così, era per sapere. Comunque adesso noi facciamo un po' di grammatica. Se a te interessa, se no puoi continuare a pensare a lei, non c'è problema. Che fa? Mi picchi un culo. Mary, Mary come Marilyn. E de cognome della pompina su caminchia. Pietro, fuori! Dai, fuori, vattene subito, via! E donna, ma non vedo tu che fa la psicologa, che è tutta donna, perché donna è carente. Per favore, ti vuoi accomodare? Grazie. Prego. Non ti avevo visto, mi hai spaventato. Ci volevo parlare, sto male. Dimmi, che c'è, ti sento? No, sono io che ti sento. Che devo più sentire. Che stavo più sentendo? Ma la cazzo fa niente. Però qua non ci deve venire con queste corne strette. Due donne a casa nel tuo paradiso, tenete. Ehi, devo correre, stanno la portando a Pietro, correre! Signora, perché ho fatto male? Siete diventati pazzi! Allora qua dentro ci dovesse stare dalla mattina alla sera per capire che le parole, questi cani di caccia, questi bastardi non ci bastano. Tanto non mi facesse niente, stronzo. Ma portalo via sopra. Andiamo, dai. Ma tu che hai fatto? Ci toccavo lo stecchio, che ci fai? Cammina, pena. No. Ma lo devi fare. Ti devi difendere, è un tuo diritto. No. Ma perché? E ti hanno fatto bene, il proprio mestiere fece. E loro avesse fatto lo stesso. A te ti hanno mai fatto questo? E tu? Tu l'hai mai fatto a qualcuno? No, io non l'ho mai fatto. E io sì, mille volte. E qua era? E che ti aveva fatto? Ti aveva rubato la moglie? Via!
spaccavi la faccia, che Ducata portò via. Adesso ti avessi sentito meglio. San Leonardo. Torto. In che fa, guardo professore? Me l'hanno dato in cortile, dicono che è per me. Ma allora tu? Sì, io non saggio leggere, non saggio scrivere. Io me ne fotte niente. È per questo che quando stai in classe non fai mai il tuo lavoro. Che sapere subito quello che mi scrisse. Mi sei caro, per niente. Mi hai preso in giro. Stai in carcere e non è la prima volta. Io... addio, Lia. Dimmi ciao, professore. Ho deciso, scappo. Come sarebbe a dire scappo? E come? Dai detti, è facile. E allora perché non lo fanno tutti? Perché c'è un sabato i giammetti da un palazzo a Naugio e ci vanno i coglioni. Non ci credo. Vedrai. Pietro! Ma voi che ci mette pure tu? Minchia! Marco. Pietro. Mi deve aiutare, mi serve un posto per stanotte. Tieni, puoi dormire qua sul divano. Queste sono cose che a un salassano in giro. Specialmente quando arriva un ospite come a me. Sì, ma io ti ho chiesto perché sei venuto da me. Domani mattina me ne vaio, hai capito? Non ti preoccupare, eh? Che domani me ne vado. Buonanotte, professore. Il professore Marco Terzi. Sì. C'è un ragazzo che ha chiesto di lei, si chiama Pietro Giancone, in ospedale. Ma che è successo? Ha tentato una rapina in un negozio e c'è stata una sparatoria. È grave. Venga, professore, la prego. Ma tu sempre vuoi combini. È destino, te l'avevo detto. Non ti stancare, dai. Tienami forte, forte. Ti tengo, Pietro.